Io intervengo per la prima volta nella qualità di Presidente della Quarta Commissione Consiliare e colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente i colleghi della Quarta Commissione per la fiducia che hanno riposto in me e ringrazio anche il precedente Presidente, il collega Scalia, per il lavoro svolto fino a qualche giorno fa. Spero di essere all'altezza. Entro subito nella trattazione, così arriviamo al dunque alla votazione. Nel 1995, quindi parliamo ormai di parecchi anni fa, il Comune affidava alla ditta De Qua l'appalto per il restauro di Palazzo Moncada. In origine i lavori avevano una durata prevista di 24 mesi, ma a seguito di 7 perizie di variante, 7 perizie supplettive volute dal Comune in via unilaterale, quei lavori terminavano abbondantemente dopo e quindi in ritardo di ben 24 mesi rispetto alla previsione. A seguito di quel ritardo, ovviamente imputabile al Comune, la ditta conveniva in giudizio appunto il nostro ente richiedendo come esercimento l'importo di ben 1.220.000 euro e qualcos'altro più gli interessi. Il Comune si costituì in giudizio rigettando la richiesta o riconoscendo in subordine l'importo di 69.000 euro. Con sentenza passata in giudicato, la numero 603 del 2016, il Comune è stato condannato a pagare la somma complessiva di 255.000 euro, 430,62 centesimi da pagare per fortuna in 3 annualità. Si tratta di un debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 lettera del TUEL. La sentenza è quindi è munita di formula esecutiva. La proposta odierna è munita di parere favorevole di regolarità tecnica, nonché di parere sempre favorevole di regolarità contabile, con attestazione anche della copertura finanziaria. Per fortuna, in questo caso, il Comune ha avuto la saggezza di non proporre appello, come diversamente da come accaduto in altre vicende, dove il Comune poi è stato costretto a subire ulteriori condanne e quindi con aggravio di ulteriori spese. Rimarrebbe da capire il perché, in illo tempore, di quelle 7 varianti che il Comune ha scelto. Io guardo l'ingegnere, lei non c'era, non c'eravamo nessuno, non c'era nessuno di noi, però oggi noi siamo qua chiamati a metterci la faccia e assumerci questa responsabilità. Ci sarebbe anche da capire se appunto le responsabilità ai tempi furono accertate, se siamo ancora in tempo per farlo, perché andare a pagare tutto questo importo, anzi da 1.200.000 siamo giunti a 256.000, però è l'ennesimo debito fuori bilancio che questo Comune dovrà oggi purtroppo sostenere. Devo dire che questa mattina con la quarta commissione abbiamo fatto visita proprio dentro Palazzo Moncada, proprio per vedere, seppur a distanza di tempo, i lavori, cosa era stato fatto. Abbiamo tra l'altro individuato un'area di Palazzo Moncada che è completamente vuota da restaurare, aperta, vuota perché è inutilizzata, è inutilizzabile perché sarebbe tutta da restaurare. Quindi poi magari in separata sede chiederemo perché i lavori non furono estesi anche a quell'ala e che cosa magari l'amministrazione ha intenzione di fare. Noi domani saremo riuniti di nuovo in commissione per provvedere ad una relazione che poi porteremo in aula, perché è giusto. Questo rientra, apro una parentesi, tra le competenze della quarta commissione, che è comunemente riconosciuta come commissione bilancio, ma tra le nostre competenze vi rientrano anche quelle del patrimonio, in questo caso immobiliare. Domani provvederemo appunto a redigere apposita relazione, perché tutti gli immobili al Comune, a nostro avviso, penso che parlo a plurale perché penso che sarà condivisa da tutti i colleghi, tutti gli immobili vanno valorizzati e non tenuti chiusi in quel modo, perché quell'immobile che tenendolo chiuso per noi ha un costo, se invece riuscissimo a metterlo in funzione potrebbe anzi produrre per noi un reddito. A questo punto io ne approfitto ovviamente per fare la mia dichiarazione di voto favorevole a questa delibera e lascio la parola ai colleghi. Grazie.